Eh, io ho tanta stima di te, eh, non solo stima ma anche affetto, che mi farò parte attiva perché non solo il busto ma anche la statua di Carlo Felice <ride> possa... <ride> no, scherzo naturalmente, scherzo. Eh, è un discorso che va approfondito e non può essere giustamente liquidato solo con revisionismi o con giustamente anche questioni storiche che, che, che sono serie e che vanno naturalmente viste nei tempi e nelle forme più giuste. Io devo dire una cosa riguardo a questa iniziativa, siamo stati quest'anno al Metropolitan Museum, siamo stati alla Galleria degli Uffizi, e non è più solo una questione di stima, di affetto, di cose, io dico sempre che nella vita quando si fanno Uh, si affrontano impegni gravosi come quelli che tutti noi, eh, a vario titolo, siamo chiamati a portare avanti, abbiamo bisogno non di prediche ma di esempi. E allora, io davvero posso dire che eh, Cristian Greco, la struttura di cui lui è direttore, ma anche gli apporti che ha dato in Sardegna in diverse occasioni di confronto, sono stati un esempio che noi stiamo cercando di seguire. Non andiamo più in giro con la monocultura di Monteprama, i giganti di Monteprama sono un unicum, è un complesso statuario che va ancora indagato, studiato, bisogna capire perché è lì, perché in quel tempo, perché solo lì. Ma noi abbiamo necessità di uscire da questa monocultura e dunque noi parliamo da tempo di parco archeologico naturale del Sinis, parco archeologico diffuso. Perché abbiamo la fortuna di raccontare 7000 anni di storia, come sentirete anche nelle conferenze, eh, alle quali presto lasceremo spazio, eh, su un areale che è diffuso: da Cucurisarrius ai siti nuragici, a Monteprama, a Tarros, alle residenze giudicali. Cabras, il Sinis raccontano 7000 anni di studio, 7000 anni di storia su un parco archeologico diffuso. E poi. Il ruolo delle fondazioni, valorizzazione, certo, promozione, certo. Noi oggi qua siamo, un di, per, siamo qua per un evento di valorizzazione e promozione, ma anche studio, ricerca continua. E dunque sono stato spronato per due anni da Cristian Greco a dare alla Fondazione Monteprama questa missione. Siamo finalmente riusciti a costituire un'area scientifica che è un responsabile, siamo riusciti ad assumere tre archeologi. Assumeremo presto un restauratore, abbiamo nominato quattro curatori. Quattro curatori, uno per il museo, uno per il sito di Monteprama, uno per Tarros e uno per l'Ipogeo di San Salvatore. Cosa fanno i curatori? Si prendono cura dei siti, dei reperti, ma li studiano. Sono protagonisti appunto della ricerca continua. I siti non espongono solo quella che è stata la storia. I musei. Non sono sepolcri. Certo, ci stanno i morti, lo dico qua al Museo Egizio dove appunto le, i sarcofagi, le mummie, ma questi morti prima erano vivi, qualcosa avranno fatto da vivi, no? E dunque bisogna anche raccontare la vita di queste persone. Noi ho sogno per Cabras, per il Museo di Cabras, per i nostri siti archeologici, che non siano solo sepolcri, non siano solo cimiteri, non sia solo il racconto dei morti, noi vorremmo anche raccontare la storia dei vivi, quelli che poi eh, ritroviamo oggi nei loro sepolcri, con le loro sepolture, con i loro corredi funebri che ci aiutano dunque a ricostruire, meno male che c'erano i corredi funebri perché ci aiutano a ricostruire anche la loro vita da vivi appunto. Ecco, tutte queste cose sono cose pratiche che ritroverete nell'attività della Fondazione Monteprama e di cui devo dare atto e merito in un ruolo di indirizzo esterno appunto, al direttore greco che è stato prodigo di consigli e speriamo di averli saputi interpretare al meglio e di saperli poi concretizzare anche nell'attività che il nostro responsabile dell'area scientifica, le nostre archeologhe, i nostri restauratori porteranno avanti in, questo, in questa missione di studio continuo. Chiudo dicendo la motivazione per la quale siamo qua è il tour che anche in questa stagione sportiva facciamo insieme al Cagliari Calcio e alla Fasi. E, diciamo così, l'occasione ce la dà il campionato di Serie A di calcio. In questo caso il Cagliari è tornato nella massima serie, dunque, si confronta con le più forti società calcistiche italiane. Ci porta nelle città italiane più importanti che sono anche il luogo nel quale l'arte e la cultura vengono più valorizzate. Allora quale migliore occasione di entrare in contatto sfruttando appunto, la ribalta e la diffusione mediatica dell'evento sportivo che ahimè purtroppo è ancora superiore in Italia rispetto alla ribalta mediatica legata a un evento culturale? E sfruttiamo la grande attenzione che in questi giorni da parte dei giornali sportivi e non solo c'è per la partita Juventus Cagliari per aprire eh, al mondo vasto degli sportivi anche la promozione della cultura, la promozione dell'archeologia della Sardegna. Come ho già detto, quest'anno lo abbiamo fatto a Bergamo, lo abbiamo fatto a Firenze alle Gallerie degli Uffizi. Il 2 dicembre saremo al Maxi di Roma in occasione della partita eh, Lazio-Cagliari è un ribadire anche l'unione fra quelle che vorrebbero essere le eccellenze, ma forse ci stiamo elevando troppo, diciamo le realtà che sono più in prima fila anche dal punto di vista mediatico, nel settore della cultura, nel settore dello sport e nel settore della rappresentanza dei sardi fuori dalla Sardegna. Ci siamo messi insieme, è una cosa non scontata, non banale, non usuale purtroppo in questo tempo. Eh, abbiamo fatto rete, eh, facciamo progetti comuni, siamo riusciti a lavorare insieme, a mettere insieme le energie per raggiungere un obiettivo comune. Dunque, qui al Museo Egizio particolarmente, sarà particolarmente evocativo sentire la prima conferenza che è un viaggio in tutta l'archeologia sarda, non solo nel parco archeologico naturale diffuso del Sinis, e la seconda conferenza nella quale non vedrete solo Monteprama, ma vedrete raccontati 7.000 anni di storia nei vari siti che formano appunto questo parco archeologico naturale. Lo chiamiamo naturale perché c'è, lo stiamo solo fotografando con le parole, non è ancora burocraticamente un parco autonomo, magari potrebbe diventarlo in futuro, c'è un'istituzione prevista dalle leggi italiane e anche sarde che danno autonomia ai parchi archeologici e con la fondazione deve lavorare per consolidarsi. Per dare gambe alla ricerca, per dare gambe alle sue infrastrutture e ai suoi siti, perché, perché no? Fra qualche anno potrà anche candidarsi ad avere lo status di parco autonomo come altri ce ne sono in giro per l'Italia. Nel frattempo, grazie a tutti voi di essere qua, grazie naturalmente al Cagliari Calcio, alla Fasi, al museo egizio che ci ospita e a tutti i circoli dei Sardi, ma anche alle persone che Sarde non sono e che sono volute essere qui a questa conferenza eh, per approfondire diciamo, il tema dell'archeologia sarda. Cedo la parola a Stefano Melis che è direttore generale del Cagliari Calcio. Grazie, Grazie Presidente. E intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Sempre. E direi che per il mio intervento non può esserci stimolo migliore, quindi ringrazio doppiamente l'amico in platea. È meraviglioso avervi qua oggi e vedere questa sala così gremita. Inizio, me lo consentirete, intanto, oltre che con questo ringraziamento, con, nel portare le scuse e i saluti del nostro presidente, che all'ultimissimo minuto ha avuto un problema mentre arrivava qua da, da Milano, quindi è in arrivo a Torino, ma purtroppo non in tempo per salutarvi in prima persona. Eh, lo farò io, eh, farò del mio meglio per trasmettervi eh, quanto è importante per Cagliari Calcio in realtà un'occasione, eh, un, un evento come, come quello di quest'oggi. Noi abbiamo iniziato eh, un anno fa un viaggio, un percorso meraviglioso in mano per la mano con, eh, con la Fondazione Monteprama, eravamo in B è vero, eh, ma questo non, non cambiava veramente di una virgola eh, in termini di, di passione, di senso di responsabilità eh, e di orgoglio eh, nel, nel, nel veramente essere del, dei veicoli, del, degli ambasciatori in qualche maniera eh, della, della storia, eh, della potenza, uso questo termine volutamente, eh, della, di quanto la nostra Sardegna riesce ad offrire. Eh, e di quanto riesce a raccontare. Lo dico spesso, l'ho detto anche ieri in un, contesto, in un contesto assimilabile, simile, in un incontro eh, promosso da, appunto dalla Regione Sardegna dove si parlava eh, di turismo destagionalizzato. Ecco, mh, lo cito di proposito perché quello eh, che la Fondazione eh, Monteprama fa, eh, il lavoro straordinario che le riconosco e eh, il quale anche da sardo mi sento anche qui di ringraziare, è proprio quello, è cercare di valorizzare degli aspetti che, per i quali la nostra isola è meno conosciuta No, voi, quelli che non sono sardi qua tra noi Sanno benissimo che, che nella maggior parte dei casi Si parla di Sardegna nei mesi estivi Per le nostre meravigliose spiagge Per i, quei luoghi incantevoli che noi stessi ci godiamo e raccontiamo Sardegna è tanto di più Ed è tanto di più eh, soprattutto in, anche in, in ambito culturale eh, e qui abbiamo un esempio che, che ritengo essere veramente straordinario e favoloso e che, grazie poi all'azione eh, che, che si sta cercando con grande sforzo di portare, eh, di portare avanti nel tempo, tante, eh, tante persone, tante realtà, tante comunità in Italia e all'estero stanno, stanno scoprendo. Eh, dicevo prima che siamo partiti con, con la Serie B in, eh, in altre città, in altri contesti. Siamo dopo un anno di, di punizione <ride> calcistica, di purgatorio, siamo riusciti a tornare dove a noi piace stare e dove, e dove, dove pensiamo che il Cagliari, da, da ottava eh, club per, per tifoseria in Italia, dovrebbe restare. Non che debba essere regalato, eh, ci piace guadagnarcelo. Eh, questo ci permette, però, appunto, in, in quel contesto di alzare l'asticella e di essere in realtà eh, anche di, veramente di, di pregio. E, è di primissimo livello ed è anche per questo che, che dico oggi: aggiungo un termine eh, rispetto a, a, a quelli che uso di consueto quando ho il, il vantaggio di, di essere su un tavolo come questo e di parlare dell'azione di, dell di Monteprama, Prama, no? del, del Sinis, della penisola del Sinis, del museo archeologico. Oggi aggiungo anche prestigio perché essere, ovviamente, al museo egizio è qualcosa di, di grande è eh, eh di, eh di molto bello. Eh, il, il viaggio eh, per noi eh, continua eh, e quando dico alzare l'asticella dico di, di parlare ovviamente a, a platee eh, sempre, più, sempre più ampie, eh, far, far capire quanto è veramente vale la pena scoprire eh, il lavoro della fondazione che tra l'altro poi saprete, scoprirete poi successivamente con, con le presentazioni continua e si arricchisce nel, nel tempo. Eh, dico anche che un mese fa a Bergamo, eh, quando era nell'ultima occasione in cui avevo parlato calcisticamente, eravamo messi un po' peggio, avevo comunicato ottimismo e oggi qua mi presento avendo mantenuto la promessa, <ride> quindi un mesetto dopo siamo, siamo anche più insomma, in una posizione più bella, più... Insomma, più serena, eh, in una condizione più bella per, per coltello tra i denti e andare a insomma, col nostro spirito a, a guadagnarci l'affetto la, la, eh, che non manca mai della, della nostra gente e dei, dei nostri tifosi. Esattamente come, eh, come per il Museo Egizio a Torino eh, ci andiamo, andiamo in uno di, quelli, di quei contesti caldi. In cui però vi dico, non mancano i, i, nostri, i nostri sostenitori, tanti sardi e tanti tifosi del Cagliari saranno oggi allo stadio con noi. Cercheremo sicuramente di, di vendere cara la pelle eh, e di avere un altro contesto di altrettanto pregio. L'auspicio ovviamente, che qui eh, lo consentirete, in questi giorni, è di avere lo stesso, la stessa fortuna molto presto anche per noi a Cagliari. Mi sento di, di dire che stiamo lavorando veramente forte per dare anche a, a Cagliari e ai nostri tifosi una casa di altrettanto livello, di altrettanto prestigio. I più attenti avranno visto che giovedì scorso abbiamo avuto uno snodo importantissimo sulla nostra conferenza dei servizi, sul progetto Nuovo Stadio, che era uno, un passo veramente in, importantissimo sul nostro progetto. Eh, e ci tengo a sottolineare appunto come quello eh, sia un qualcosa a cui il club ovviamente. Lavora durissimo, ci sono decine di persone come professionisti che ci lavorano duro, con l'amministrazione stiamo lavorando su quello e sugli aspetti tecnici, ormai ci siamo. Ormai a 20 giorni invece dalla, da un'altra scadenza importante ci manca un, ultimo, un ultimissimo aspetto, ci manca la conferma di un accordo di programma per eh, lo spostamento dei fondi regionali confermati e promessi dalla Regione Sardegna. L'auspicio è veramente che questo ultimo passettino, negli ultimi 20 giorni che mancano, sia completato in maniera tale da, da poter veramente mettere fine al percorso più noioso, più burocratico, iniziare a lavorare sul, sul nuovo stadio e avere anche magari i nostri giganti, non quelli sul campo, ma quelli più belli, eh, ospitati perché no nel, nel nuovo stadio di Cagliari e della, e della Sardegna. Quindi con questo auspicio oggi vi dico che invece torniamo sulla... Sulla terra e, e, e contro la Juve gli facciamo soffrire. Grazie a tutti. Grazie, Stefano. Grazie, Stefano. Eh, nelle parole eh, di, eh, di Cristian Greco che hanno aperto questo incontro, avete sentito l'interesse dello studioso, non solo dell'appassionato di Sardegna, per una realtà eh, come quella dell'archeologia sarda che è in movimento, è una realtà che a tratti può apparire litigiosa, che a tratti può apparire divisa, eh, che con l'avvento dei social network ha visto appunto una socializzazione della discussione e tutti vanno sempre a guardare le negatività, e cioè gli estremisti o i frustrati o le persone che non riescono a tenere a freno eh, eh, diciamo così le passioni e dunque a volte svirgolano eh, nelle parole e nei commenti, però ci sono anche aspetti positivi. La socializzazione, cioè l'aumento dell'interesse dei sardi e non solo dei sardi per la storia, per l'archeologia, per i luoghi, per i reperti, è un qualcosa di positivo perché significa che eh, un aspetto della nostra vita, del nostro passato per tanto tempo misconosciuto, ignorato, anzi svalutato Sta ora pian piano, con un processo che è a volte inconscio, inconsapevole, sta pian piano tornando nella quotidianità nel riscoprire il fatto che se non sappiamo da dove veniamo, ben difficilmente sappiamo dove siamo e dove stiamo andando. E dunque, io non ci vedo solo negatività sul fatto che c'è animosità, a volte anche litigiosità e divisioni tra eh, diverse opzioni e diverse. Eh, ipotesi. Naturalmente poi la scienza è scienza, gli scienziati sono gli scienziati, chi ha più strumenti probabilmente è anche più attendibile, però a volte buone intuizioni o buone direzioni possono arrivare anche da appassionati che diventano esperti sul campo, anche se non hanno lo strumento scientifico. Bisogna mm, rimanere lucidi e dare sempre, osservare le cose col giusto distacco e frenando appunto mettendoci un po' di inibizione a volte nel, nell'esprimere con troppa nettezza o con troppa forza o violenza verbale a volte la propria idea. Tutto questo lo dico così anche per rasserenare il clima ogni volta, poi non la commistione, la sacralità dei giganti di Monteprama col Cagliari Calcio cioè, insomma eh, siamo in una società dove viviamo siamo presi da tanti messaggi abbiamo la necessità di comunicare che mondi diversi lavorano insieme e possono lavorare insieme e se in Sardegna lo facessero più spesso o si facesse più spesso in tanti di diversi settori forse avremmo una situazione meno frammentata e meno ristagnante e si creerebbe più valore, si creerebbe più opportunità di crescita ma insomma questo è un ragionamento all'attere e io mi ci ritrovo nel quello che ha detto Stefano anche la questione dello stadio è un momento di crescita, un momento di modernizzazione è un modo di guardare al futuro Presentandoci non come parenti poveri eh, al tavolo della Serie A, al tavolo dello sport eh, professionistico, ma come una regione che ha le sue difficoltà, ma che non ha difficoltà e non ha senso di inferiorità nel confrontarsi eh, col resto d'Italia e col resto d'Europa. Eh, la FASI, eh, cioè il coordinamento di tutti i circoli. Dei Sardi italiani e non solo, è un partner decisivo eh, di questo progetto, partner privilegiato della Fondazione Monteprama e credo con molto piacere anche del Cagliari Calcio. Dunque, in rappresentanza di questo mondo abbiamo anzitutto il Presidente eh, Bastierino Mossa, poi forse avremo anche la possibilità di, di far salutare, dire qualcosa anche a chi ha lavorato eh, per questo evento. Prego, Presidente. Eh, si sente? Sì, sì. Beh. No, si sente. Si. Eh, sì, si eh, sente. Sì, sì. Allora, ma, manca fare la posta: mi hanno regalato un libro con, la, con, con, con Montebrama. ma ecco, voglio fare un po' di, di pubblicità anche a Pierluigi, e quindi evidentemente queste cose qui, questo, questi, queste estate qui ispirano tantissimo. no? E, niente, e noi siamo qui. Siamo stati a Firenze due, due settimane fa, mi sembra, agli uffizi. Quindi eh, noi avere il nostro simbolo oh, della fasi che vedete nei loghi, il nostro logo vicino al Museo Egizio, vicino al Monte Bramo, vicino al Cagliari Calcio eh, è molto molto importante. Questo non lo dice ma come ci siete finiti lì dentro? Ci siamo finiti perché poi alle volte le persone si incontrano no? e quando incontri persone come, come Anthony no? con questa visione. Eh, Testimoniata come avete visto anche da, da chi gestisce anche questo museo, e poi le cose nascono e nascono poi gli accordi: nascono le, le, eh, gli accordi formali, cioè non solo, noi chiediamo tantissimo alla parola, però poi mettiamo anche nero su bianco e questo l'abbiamo fatto. Quindi la presenza qui non è una, una casualità, no? è una presenza poi sostenibile e vediamo anche perché. Allora, e poi naturalmente. Eh, quello che vedete tutto sulla sinistra, il rosso blu, insomma, quello che diceva Stefano e anche quello che ieri sera ci ha fatto incontrare i nostri beniamini nell'albergo dove abbiamo parlato, abbiamo incontrato Ranieri, abbiamo incontrato la abbiamo incontrato uh, Goldaniga, abbiamo incontrato Mancosu, abbiamo parlato con Mancoso, abbiamo parlato in Casteldaio e in Logudorese. E, e allora, molto entusiasmo, la sala piena. Grazie a tutti i nostri amici dei circoli di Torino che sono venuti, in modo particolare a, a Rivoli, al circolo Quattro Mori che è anche un Cagliari Club e che ci ha dato la possibilità anche di, di fare un piccolo un, un aperitivo che adesso verrà riproposto alla fine di questa conferenza per tutti noi presenti e, niente, e, parlando di queste cose dice, ma tutte le volte se ne Gior Giorgio Murru ci racconta un po', no? la cosa delle, dei giganti, tutte le volte noi qui dentro scopriamo sempre qualcosa, secondo me nella conferenza di oggi come Giorgio e Ilaria ci racconteranno con le foto di Nicola che oramai abbiamo imparato a conoscere grazie anche alla presenza nei nostri circoli di iniziative culturali che portano la presentazione di, loro, di, di, di questo mondo. E, due cose, e, allora si tratta di capire siccome si usa questo termine sostenibilità, no? non, non, si è, non, si, non è uscita questa parola ah, negli interventi precedenti. Allora, la parola sostenibilità, noi ce la siamo proposta l'altro giorno ragionando nel nostro mondo fasi: per capire se tutto quello che facciamo nei nostri 70 circoli, eh, qui a Torino ci sono oh, tre sono 4, 6 o 7 circoli, tutti nel circondario, è sostenibile, cioè è sostenibile nel senso che se tutto questo nostro impegno, tutto quello che trattiamo, tutte queste cose, si possono tramandare nel tempo, noi lo vediamo nella nostra, nel nostro mondo, noi siamo qui dal 1973 come fasi, e questo mondo va ancora a promuovere cultura, va a promuovere solidarietà va a promuovere tutte queste cose perché evidentemente sta roba è sostenibile. Cioè si può tramandare mantenendola viva anche a chi verrà alle seconde, alle terze, quarte generazioni dopo di noi. E state attenti, i pilastri sono di questa sostenibilità economico, ambientale e poi in modo particolare sociale e culturale. Perché quello che... Che, che tiene vivo i nostri circoli, state attenti, è la cultura come pilastro importantissimo e poi c'è la solidarietà, perché è il motivo per cui sono nati i nostri circoli. Quindi io penso che, che, che questo pilastro qui sia fondamentale per noi e, e quindi queste, queste iniziative, probabilmente ho toccato qualcosa qui, queste iniziative che, che, che facciamo, e di cui noi naturalmente siamo, non dico onorati, ma siamo, noi sardi fuori eh, quando entriamo in un contesto siamo sempre molto molto timidi, molto delicati, non, non bussiamo, quando tocchiamo una porta per chiedere qualcosa siamo molto molto, eh, non siamo molto invasivi, ecco questo, e così lo facciamo anche con la Sardegna, che è un mondo, come sapete, per noi molto molto importante, perché c'è il nostro cordone umbilicale comunque, è attaccato ancora lì, metaforicamente attaccato, e, questa, e, e questo, questo lo, dobbiamo, lo dobbiamo curare bene. La questione poi, parlando di, di, di colori rosso-blu, io, finché vedremo i, i colori del Cagliari e la, la statua di Carlo... Felice mi sembra, in piazza Ienne, sempre tappezzata di rosso-blu, teniamola lì, finché, finché vuol dire che il Cagliari, che il Cagliari fa cosa. Poi eh, chiudo con una, con una nota che ho visto l'altro giorno su una um, TV regionale sarda che riguardava proprio l'azione la, um, della Fondazione Montebrama e della possibilità che dà di accesso a tantissime persone, non solo quelli noi visitatori, magari che andiamo in Sardegna, considerate che il nostro mondo manda 70.000 persone col nostro servizio di bigliettazione, di cui Torino è uno dei pilastri, eh? e se di questi 70.000 ne mandiamo qualche duno anche nel Sinis a, a godere di queste cose, è importante, ma soprattutto il fatto che poi chi riceve lì ci siano delle ragazze e dei ragazzi bravissimi. E in modo particolare l'altro giorno mi ha colpito che c'era uh, so, si chiama Martina Francesca, una ragazza uh, con un, che, che lavora lì mi sembra con un progetto dell'Aspal, no, una ragazza che ha dei problemi naturalmente, della della, affetta appunto da sindrome di Down. E io ho visto questo servizio bellissimo. E questa ragazza qui, secondo me, come spiega le cose e la passione che trasmette, penso che sia già solo per questo ne valga la pena di andare a Montebrama. Grazie. Grazie. Ora, ora sentiamo le, le conferenze di Giorgio Murru e di Ilaria Orri. Alla fine vorrei che Sebastiano Tettei, che è il coordinatore, eh, e anche Matilde Cugusi, che, che è una Cagliari Calcio, Club Cagliari Calcio, facessero un saluto eh, prima della fine insomma, della, del, nostro, eh, del nostro incontro. Adesso, però, lasciamo spazio alle conferenze. Giorgio Murru e di seguito Ilaria Orri e Sentirete. Grazie. Eccomi, sono Giorgio, Giorgio Murru. Eh, mi onoro di essere il responsabile dell'area ricerca e didattica della Fondazione Monteprama. Ho l'onore di dirigere un museo importante dedicato alla statuaria preistorica della Sardegna, a Laconi. E vengo da un piccolo paese che è Barumini, come i vostri paesi. Mi sentite? Bene. Allora, eh, intanto cominciamo a concentrarci sul titolo. I ringraziamenti li abbiamo sentiti. Il nostro presidente Antonio Muroni è stato prodigo, quindi tralascio questo aspetto. Non smetterò mai di, di ringraziarlo per l'opportunità che, che sta dando alla voce della cultura e alla voce della civiltà dei Sardi, perché questo è fondamentalmente il messaggio che. Io porto ogni volta che mi trovo di fronte a un uditorio come questo, in un luogo prestigioso come questo, dove però diciamo che mi sento straordinariamente a mio agio. Perché? Perché vado a trattare una storia incredibile, che non ha assolutamente niente da invidiare rispetto ad altre storie. Io tratto la preistoria, la tratterò oggi con voi fino ad arrivare a tempi un pochino più vicini a noi stiamo sempre parlando di VIII secolo avanti Cristo, vicino è un termine strano, ma partiamo nel nostro racconto da quello che noi chiamiamo neolitico medio, cioè parliamo insomma di 5000 anni prima di Cristo, perché fondamentalmente in quel momento i sardi mettono a punto uno delle civiltà più prestigiose del Mediterraneo, perché in realtà non ci basta più parlare di Sardegna, non ci basta no, perché fondamentalmente il nostro riferimento è quel grande mare che oggi vediamo come elemento ostativo, divisivo, di difficile, di difficile eh, superamento, anche mentalmente parlando, senza contare di che cosa in realtà poi è oggi arrivare in Sardegna o partire dalla Sardegna. Le difficoltà che affrontiamo le affrontavano anche loro e le superavano, come vedrete, in maniera straordinariamente brillante. Ma questa premessa è fondamentale per dire che il nostro campo operativo, il nostro campo di calcio di 5.000 anni prima di Cristo era proprio il Mediterraneo. E in quel momento i sardi avevano la possibilità di confrontarsi con tutti gli altri popoli che si, su, che si affacciavano su questo grande mare e con loro hanno costruito quello che è il mondo di oggi, cioè quel mondo di civiltà che chiaramente è, oggi è minato da tanti processi negativi, tante guerre, tanti drammi, un mare è diventato luogo di sofferenza, di sangue, di dramma. Eh, così come è stato anche in passato, in certi momenti, ecco, però questo nostro mondo di benessere, questa nostra civiltà, nasce grazie all'apporto che i sardi nei secoli hanno apportato per la costruzione di questa casa comune. Bene, possiamo iniziare. Intanto il titolo: non spaventatevi: cioè, giganti e fate sono coloro che accompagnano la vita dei sardi mi direte ma come, dove sono questi giganti, ma ci sono davvero dei giganti, ma ci sono davvero delle fatte. Il problema non è questo, non ci sono giganti e non ce ne sono stati da un punto di vista fisico, c'è stato un popolo gigante, questo sì, ci sono stati dei ritrovamenti che i sardi e soprattutto i cabraresi hanno voluto chiamare giganti e sono queste straordinarie sculture che accompagnano quali testimonial quella che è la narrazione appunto del nostro popolo e poi ci sono le fate e chi saranno mai queste fate i sardi del passato chiamavano queste grotticelle che state osservando domus de ianas cioè le case delle fate e quindi c'erano davvero le fate Beh, semplicemente, essendo così piccoline in questi ambienti, guardateli qua, no? nella necropoli di Summonti Aurroli, scavate in questi blocchi erratici, sembra quasi di vederle le fate, no? Ingressi piccolini, poco più alti di 60 centimetri. All'interno delle quali i nostri padri e le nostre madri vedevano, non conoscendo le ragioni dell'archeologia, no? questi esserini fantastici che lavoravano di notte al buio e filavano su telai d'oro il filo della vita degli uomini e delle donne non dovevano essere disturbate queste fatte perché perché questo filo non doveva interrompersi se si spezzava si spezzava una vita questo è un po' il senso che i nostri avi hanno dato alle Ianas, a queste fatine che accompagnano ancora oggi i nostri sogni. Noi non abbiamo spezzato mai questa relazione. Anche se da archeologo dovrei, con la mia razionalità, no, evitare discorsi di questo tipo. Ma una cosa è essere un archeologo, uno scienziato, una cosa è essere un archeologo e uno scienziato sardo che si porta dietro logicamente tutto questo patrimonio di racconti, di narrazione, di bellezza straordinaria, come potete vedere da queste immagini, mirabilmente esposte e offertevi da Nicola Castangia, che è colui che dà colore alle mie parole da sempre, dove stiamo provando appunto a trasferire, grazie proprio a queste possibilità, no? Un patrimonio spesso sconosciuto, cioè il patrimonio anche dei vicini di casa dei nostri paesi, cioè di cosa hanno fatto in altri luoghi noi che siamo legati alle giurisdizioni chiuse dei nostri comuni dove in realtà dobbiamo essere straordinariamente molto più aperti. Cosa sono le domus de gianas insomma? Sono delle sepolture, sono dei luoghi cimiteriali possiamo dire la voce alta, sono delle necropoli, spesso, talvolta sono isolate, scavate nelle rocce più diverse della Sardegna, da quelle più tenere, dai calcari ai tufi, fino a quelle veramente possenti, potenti, come i basalti, come per esempio i graniti, come i filoni di porfido dell'ogliastra. Dell Quindi non era un problema di facile lavorazione. Era un problema proprio ideologico, spirituale, forte. Che cosa sono fondamentalmente? Perché facevano queste operazioni, questi lavori incredibili. Oggi ne conosciamo 3400, pensate, in tutta la Sardegna, il più grande fenomeno di ipogeismo conosciuto in tutto il Mediterraneo. Di fatto loro scavavano queste grotticelle che adesso vediamo anche belle colorate, quindi non soltanto delle grotticelle nude, ma grotticelle ricche, ricche di messaggi, ricco di colore, ricco di sculture, di incisioni, attraverso le quali loro raccontavano, i nostri avi raccontavano appunto la loro religione. Il defunto veniva restituito alla terra, alla grande madre terra. E lì dietro, proprio quelle pareti, dietro quelle pareti di roccia, la grande madre stava lì, ad aspettare di riprendersi lo spirito di questo defunto. Pensate, 6.000 anni fa i sardi avevano maturato una religione possente, fatta di una, di una figura femminile che è proprio la grande madre mediterranea. E invece da un partner che in questo momento, alla fine del Neolitico, e nella prima età del rame, siamo insomma intorno a 3500 anni di prima di Cristo, era appunto il toro. Perché il toro? Intanto anche il toro è una divinità mediterranea, non è esclusivo dei sardi, non è esclusiva della Sardegna, ma incute potenza, è un'espressione di forza fisica, è uno straordinario elemento riproduttivo, sessualmente possente e potente. Ecco perché questo incontro tra questa divinità maschile e una divinità femminile come la Grande Madre. Guardatele qui le protomi taurine riproposte in diversi modelli, talvolta schematizzate, altre volte evidenti con tanto di teste come avete visto prima. Guardatele qui le protomi, no? taurine che vanno a proteggere l'ingresso delle celle di sepoltura, perché? Per evitare che gli spiriti manigni possano influenzare negativamente quel momento delicato che è successivo al trapasso tra la vita e la morte, ma che non deve essere disturbato, cioè l'anima del defunto. Attraversa, come vedremo più tardi nelle false porte, attraverso le false porte, attraversa la materia. Il corpo non può farlo. E la madre è lì dietro, gli ha dato la vita, lo riprende tra le sue braccia amorevoli dopo la morte. E gli uomini, per celebrare tutto questo, i sardi hanno fatto quello che state vedendo. Arredano i luoghi di morte con le stesse. Strumenti con gli stessi oggetti della vita quotidiana, quella scacchiera con le frange riporta i nostri tappeti attuali, cioè, quindi creano delle condizioni proprio visivamente legate alla vita: i tetti a doppio spiovente, le travature, i pilastri, porte e finestre, scale, cioè, tutto ciò che di fatto dobbiamo immaginare loro abbiano preso dai luoghi di vita quotidiana. E le abbiano apposte proprio in quelli che erano i luoghi e le città e le case dei morti. Questo è fantastico. È chiaro che oggi la fotografia, la tecnologia ci aiuta a cogliere dettagli che altrimenti sarebbero stati impossibili. Questi sono luoghi bui, questi sono i luoghi del silenzio, i luoghi della tenebra. Oggi la luce ci restituisce questo. E immaginate cosa hanno fatto loro nel momento in cui, insomma, lo stavano realizzando: pietra su pietra, picconi di pietra. Abbiamo addirittura ad Alghero, pensate, una sepoltura dove i reperti più importanti sono dei picconi di pietra. È bellissima, è la sepoltura di uno di loro, cioè di uno scavatore, di un artista, perché stiamo parlando ormai a tutto tondo delle più grandi espressioni artistiche del Mediterraneo occidentale. Ecco perché vi dico che abbiamo apportato in quel momento, tra la fine del Neolitico e l'inizio appunto della prima età del rame, un contributo straordinario alla storia dell'arte. Io definisco questo momento il primo rinascimento dei Sardi, prodotto dai Sardi, perché in quel momento effettivamente c'erano pochissimi altri popoli che potevano raggiungere perfezioni stilistiche, esecutive, ma soprattutto pensiero, spiritualità, religione, manifestata in maniera come vedete straordinariamente evidente. Le colonne che vengono arricchite dalle protomitaurine come quelle che state vedendo ora, talvolta colorate, altre volte tenute in rilievo, altre volte ancora incise, fino ad arrivare proprio a elementi totemici come questi. Guardate questo che fondamentalmente potrebbe essere un menhir decorato con le spirali arricchite nella parte superiore, vedete proprio dall'effigie della Protome Taurina, del capo del toro, della testa del toro. Ma noi questo lo conosciamo, pensate, anche nel megalitismo, quando i Sardi cominciano ad associare e a catturare da ciò che arrivava da Oriente come messaggio nei loro punti d'incontro in questa grande autostrada che era appunto il Mediterraneo. Ecco che il megalitismo porterà la statuaria preistorica in Sardegna. E guarda caso, saranno arricchite con gli stessi simboli, pur essendo due cose completamente diverse. I segni della fertilità, scolpiti per esempio in questa grande e straordinaria Domus, oppure i segni della vita quotidiana, come stiamo vedendo in questo caporavoro che non poteva non chiamarsi Sincantu. E eh, certo! Qui siamo veramente in una basilica ipogeica, i cui rilievi, i cui, la cui attenzione al documento iconografico, alla restituzione pura di equilibrio e bellezza ha raggiunto probabilmente il massimo. Non basta più rappresentare la casa, bisogna rappresentarla nel miglior modo possibile, come nelle nostre case dei vivi di oggi, dei sardi di oggi. Sastanza buona, quella dove si entrava soltanto per portare il caffè e i biscotti quando c'era una cresima o un compleanno o un momento importante che poi invece le nostre nonne chiudevano e lì non entravi più perché era il luogo della memoria. Eccole qui: le statue di cui vi parlavo prima. In un momento che sta intorno al quarto millennio, in Sardegna si produce un'altra cultura, non si scava più. Non si realizzano più ipogei, necropoli ipogeiche, ma si costruisce. Si costruisce secondo il verbo nuovo che noi semplicemente chiamiamo megalitismo. Utilizzare la pietra, toccare la materia, tirar su le costruzioni. Non si seppellisce più, o meglio, si continua a seppellire nelle Domus Dei ma non si costruiscono più. E allora le statue rappresentano un nuovo modello, i nuovi eroi, coloro che fondamentalmente saranno i prossimi capi e rappresentano proprio loro. Quindi, una nuova organizzazione sociale per territori ristretti, per unità cantonali, come usava dire il nostro grande Giovanni Lilliu, pater patrie dei Sardi, appunto, tanto per sentirci e farci sentire effettivamente appartenenti. E come vi dicevo prima, all'interno delle domus dei Ianas vi è talvolta, non sempre, ma certamente in maniera abbastanza ripetitiva, una falsa porta. Abbiamo parlato prima della funzione della falsa porta, cioè è quel qualcosa di ben scorniciato, ben incorniciato, talvolta colorata, altre volte semplice, altre volte mirabili. come... Vedremo tra poco a Sincantu, è il luogo in cui l'anima attraversa la materia. Da lì passa, lì dietro sta la grande madre ad aspettare quest'anima. Guardate che questo è un documento eccezionale. La porta è una porta moderna e stiamo parlando di 3500 anni prima di Cristo. No? Una porta che poi si evolve dalla forma tipicamente rettangolare e comincia ad assumere invece un'altra forma. Vedete questa struttura centinata, arcuata, sta introducendo a qualcosa di particolare. La vediamo anche scolpita in alcune statue menir, soprattutto quelle del Barigadu, dove all'interno di questa porta addirittura loro inseriscono un seme, come fosse un gremo materno, una riproduzione di una grande donna che sta dando... Una vita che contiene, vedete, attraverso questo seme un messaggio incredibile. Cioè, i Sardi, 5000 anni fa, avevano un culto straordinario della vita, un culto della morte, ma soprattutto un credo fortissimo che era quello della rinascita. E questa porta, nel tempo, si evolve, diventa un grande portone, no? Come quelli che abbiamo nei nostri villaggi ancora oggi lo scolpiscono ancora nella facciata delle Domus de Ianas, come andremo a vedere, le riportano in maniera clamorosa, guardate qui, qua siamo di fronte a opere che da un punto di vista scenografico sono mirabili, non basta più il portello come avete visto prima, adesso bisogna fare qualcos'altro. E forse è un rimando non soltanto alla vita, ma all'attenzione anche alla sfera celeste al cielo. Questa rotondità data nella parte superiore è come se i due mondi, quello della terra e quello del cielo venissero uniti da un'unica forma, questo portale. E allora il portale che vediamo scolpito nella roccia che contiene alla base il, eh, appunto il portale di accesso, la porta d'accesso è un qualcosa che ritroveremo più avanti quando il megalitismo restituirà quelle che chiamiamo tombe dei giganti. Eccole qua, no? Sono la grande stele no? che sta al centro, che ripropone quel portale che abbiamo visto prima inciso nella roccia e che invece è lì, al centro di questa magnifica esedra, come nel caso di Coduecchio ad Arzachena, dove vedete da lì portavano e il defunto all'interno di queste grandi camere funerarie. Nel Settecento nasce il fatto che queste fossero tombe dei giganti per la loro dimensione del corridoio sepolcrale e perché un frate, un erudito, in quel momento si forgiò, provò a individuare nei resti ossei coste stinchi e mostrose ossa. Nasce da lì il culto delle tombe dei giganti, in realtà erano ossa umane di dimensioni normali che se vedessimo oggi un femore qui sopra oseremmo dire, ehi a Ammanigedo, in realtà era un uomo come noi, <ride> per cui insomma, è importantissimo anche questo, quindi ecco la relazione, diciamo, anche culturale tra quello che è il mondo attuale e quello è che è un elemento di conservazione che noi sardi abbiamo, non buttiamo mai nulla e non buttiamo neppure quel detto, continuiamo a chiamarle infatti tombe dei giganti, ma il termine tomba dei giganti oggi in archeologia individua appunto una sepoltura collettiva di età nuragica in tutto il mondo archeologico quando noi parliamo di una tomba di giganti e si parla di una tomba dei giganti, l'identificativo è questo. E questo è eccezionale. Ne stiamo vedendo una serie, anche di queste ne abbiamo diverse, ne conosciamo centinaia e centinaia sparse in tutto il territorio sardo a capillarmente dove ci sono nuraghi, ci sono anche le tombe dei giganti, e questo logicamente è un passaggio importante perché non c'è soltanto un mondo dei vivi, come raccontano i nuraghi, come raccontano i tanti villaggi, ma ci sono anche le loro necropoli. Diceva bene prima il presidente Muroni: noi dobbiamo raccontare una storia di uomini vivi, cioè sono gli uomini e le donne sarde che hanno realizzato tutto questo. Cioè, è chiaro che questa è l'eredità che loro ci hanno lasciato, come i nostri avi ci hanno lasciato magari le nostre case o le nostre terre o le nostre vigne, ma fondamentalmente dietro queste opere c'è il loro lavoro, c'è il loro modo di pensare, c'è pensare in grande, non aver paura. Di sentirsi grandi all'interno di un mondo che era un mondo di contatti, che era un mondo straordinariamente più grande di quello che immaginiamo. E allora anche nel cuore dell'isola, nel supramonte di Urzulei, noi abbiamo rappresentazioni di questo tipo e soprattutto costruzioni di questo tipo, dove la prima cosa che ci colpisce è qual è? L'eleganza, la magnificenza, la spudoratezza nel realizzare opere mirabili. Questo è granito, cioè questo è lavorato a picconate ancora di pietra, perché il bronzo non incide queste rocce, non può incidere queste rocce, non può realizzare capolavori come questo di Madao a Fonni. Siamo a oltre mille metri di quota, nella strada che porta poi verso Orgosolo, lo vediamo... In quello che è uno degli abiti migliori, più eleganti, più belli, con la neve appunto, che crea un fascino ancora diverso. Ma queste immagini servono proprio a focalizzare questa bellezza, questa produzione, questa sfida clamorosa che i Sardi hanno intrapreso con la pietra e con la quale i Sardi hanno vissuto e viviamo ancora in simbiosi. Quindi. Da quel supramonte al mare, a Sant'Antioco, in un'isola dove questa straordinaria tomba di giganti sembra quasi essere incorniciata no? nell'azzurro del mare, poco oltre, quasi a definire il fatto che non c'è un confine tra Sardegna, nonostante la Sardegna sia un insieme di Sardegne, di culture diverse, di pensieri diversi, di economie diverse ma accomunate da un credo, da un filo conduttore che è partito, come abbiamo visto, 7.000 anni fa, ha accarezzato tutto il mondo no, della fine del Neolitico, cioè dell'età della pietra levigata, si è infilata in quella che è la prima età del rame, una grande rivoluzione per poi giungere a quella che noi chiamiamo età del bronzo, all'interno della quale... I sardi hanno espresso la civiltà nuragica, cioè una delle più grandi civiltà al mondo per quanto riguarda la realizzazione di monumenti megalitici, cioè nel toccare la pietra per realizzare qualcosa e lasciarla ai posteri. Questa è la bellezza, questa è la testimonianza, questa è l'eredità che noi sardi di oggi abbiamo il dovere di proteggere. Che abbiamo il dovere prima ancora di conoscere, perché soltanto conoscendolo avremo la possibilità effettivamente di amarla per quello che è. È la scommessa più difficile oggi. Stiamo provando chiaramente nei modi più sofisticati, con la tecnologia che ci offre tutto questo. È facile oggi parlare su queste immagini ed è ancora, sarebbe ancora più facile lasciar parlare in silenzio queste immagini, perché chiaramente la loro bellezza, la loro attenzione ci trasmettono tutta la passione con la quale poi è facile raccontarle. E allora il pensiero corre all'azione di Monteprama, della fondazione Monteprama, che come dice il Presidente e come ha suggerito eh, nel tempo, ha rappresentato anche un rapporto confidenziale tra il presidente Muroni e il direttore del Museo Egizio, che è uno dei più grandi musei al mondo, siamo all'interno di uno dei più prestigiosi musei al mondo, visitato ogni anno da milioni di persone da tutto il mondo. E allora che cos'era il suggerimento? Il suggerimento era la visione di una fondazione Monteprama che prende in mano, tutto questo sistema, allarghi quello che è il suo concetto e porti fondamentalmente la Sardegna e le sue bellezze a essere testimoni all'assoluto in tutto il mondo, come Maned, che vedremo poi, cioè uno dei grandi giganti che ha preso a vizio il fatto di girarsi il mondo e oggi è al Metropolitan Museum di New York. Vediamoli qui, siamo nel punto di arrivo della mia narrazione. Ci sono voluti millenni per arrivare qui. Qui siamo, nono, VIII secolo avanti Cristo. Il mondo dei nuraghi ormai è un mondo finito: i sardi non ne costruiranno più. Ne hanno costruito 8000, 9000, 10.000, non conta. La cosa più bella è che non hanno dimenticato e quindi celebrano gli eroi del passato attraverso la pietra, ancora una volta, andando a scolpirla, andando a caratterizzare questi volti così magnetici, no? così eh, catturanti anche l'attenzione nella loro grandezza, nella loro bellezza, a rappresentare quelli che erano i sardi di oggi e a rappresentare noi stessi sardi di oggi. Grazie. Grazie. Ilaria Orri. Buongiorno a tutti. Sono Ilaria, archeologa della Fondazione e adesso vi presenterò appunto il parco archeologico e naturale della penisola del Sinis. Eh, innanzitutto dove ci troviamo? Giustamente siamo nella Sardegna centro occidentale, questa che vedete appunto cerchiata di rosso è la Penisola del Sinis, territorio che fa appunto comune a Cabras. Cabras, Cabras sorge sulle sponde dell'omonimo stagno e Ancora oggi, ma adesso inizieremo a vedere anche in antichità è una delle fonti principali di vita di questo territorio. Ancora oggi lo stagno a prescindere dalla risorsa itica, ma quella risorsa itica che dà l'oro di questo paese che è la bottarga. Non so se tutti voi l'avete assaggiata, questa nel caso in cui verrete a trovarci appunto nel nostro territorio e conoscere sia la nostra storia e la nostra cultura potrete anche. Assaggiare appunto eh, la nostra bottarga. Perché è così importante questo specchio d'acqua? Questo specchio d'acqua non è l'unica risorsa di questo, del nostro territorio del Sinis. In questa immagine in lontananza vedete tutta la penisola che si estende e separa, diciamo così, separa ma unisce i nostri due mari. Il mare di Sardegna, che per noi locali, in questo caso perché anch'io sono di Cabras, è il mare vivo, quello sottoposto ai forti venti di Maestrale, quindi dal quadrante appunto a nord-ovest, che lo agita, e la parte interna invece è il nostro mare è morto, quindi il Golfo di Oristano. Mare è morto, motivo per il quale, perché quasi sempre è piatto, ma è stata una delle risorse principali per chi ha sfruttato questo territorio, perché era quel luogo che dava la possibilità di affacciarsi verso l'esterno, ma era anche quel luogo che dava la possibilità che chi veniva dall'esterno poteva appunto incontrare le popolazioni che vivevano in quest'area. Il Sinis è un terreno molto fertile, quindi diciamo che è predisposto a determinate tipologie di agricoltura che un po' più avanti poi inizieremo a vedere. Ma il Sinis a nord si chiude con due luoghi principali. In alto vedete il Montiferru. Già dal nome capite per quale motivo si chiama Montiferru, per l'importanza della presenza dei giacimenti minerari che verranno sfruttati per millenni. Sempre a nord abbiamo le saline. Il sale è considerato l'oro bianco in antichità, quindi una di quelle risorse principali per conservare il più lungo possibile i cibi, non esisteva ancora il frigorifero, le ghiacciaie romane arriveranno appunto qualche millennio dopo, quindi veniva utilizzato mettere i cibi sotto sale oppure attraverso la fumicazione. Ma veniamo alle testimonianze più antiche. Cucurisarriu, che sorge appunto lungo le sponde dello Stagno, siamo a 7000 anni fa quindi precisamente siamo nella metà del quinto millennio avanti Cristo, e le persone che vivono in questo luogo decidono di sfruttare le sponde di questo specchio d'acqua, non solo appunto per la presenza del prodotto ittico, quindi dei pesci, la raccolta dei molluschi, ma anche delle piante spontanee che, le, che crescono lungo lo stagno, importantissime. Per esempio in questo frammento di ceramica che vedete all'alto, questo intreccio, è proprio la rappresentazione di come venivano lavorate appunto, queste piante e per quale scopi venivano utilizzati, quindi anche per l'interno delle proprie capanne ma anche per varie parti della quotidianità. Cucurisario, per gli studiosi, è molto importante perché ci restituisce una necropoli, quindi un contesto funerario, precisamente una necropoli ipogeica, quindi significa che è scavata sottoterra. Per accedere all'interno di queste camere funerarie si doveva accedere attraverso un pozzetto dove al suo interno si sono trovati dei defunti posti in posizione ranicchiata o posizione fettale, quindi avevano le cosce vicino al petto, accompagnati da vari oggetti del corredo, tra i quali la statuetta di Dea Madre uno di quegli oggetti che rappresenta appunto il Neolitico medio sardo. La dea madre di Cucurisariu è anche quella più famosa perché è integra ma conserva dei bellissimi dettagli del copricapo o del diadema che indossa appunto eh, la dea madre. La particolarità di questo luogo di Cucurisariu è che questa necropoli ancora oggi risulta più antica dell'abitato neolitico indagato. Quindi le case di questi signori ancora non sappiamo dove stanno, appunto, a Cucurisarriu. In futuro, con uh, varie ricerche prima o poi, appunto, riusciremo a scoprirlo. Facciamo un salto in avanti e arriviamo all'età del bronzo. L'età del bronzo in Sardegna, appunto, è contraddistinta dall'oro, dai nuraghi, quindi dalla civiltà nuragica, motivo per il quale, appunto, la chiamiamo così, la civiltà nuragica. Nel nostro territorio le testimonianze di età neolitica, vi ricordo 7.000 anni fa ne abbiamo poche, abbiamo appunto il sito di Cucurisariu, qualche testimonianza che proviene da Conchillonis, che è un altro sito che anche esso sorge sulle sponde dello Stagno, ma tra l'età del bronzo e l'età del ferro le testimonianze sono tantissime. Tutti questi puntini colorati censiscono ben 152 siti nuragici. È una delle aree in Sardegna in cui c'è la maggior parte della concentrazione di, della testimonianza di questa civiltà. Per siti nuragici non si intendono solo i nuraghi. I nuraghi sappiamo che si possono presentare con un'unica torre, ma ci sono anche i nuraghi complessi, quindi che hanno più torri a a una torre centrale. Tra siti nuragici abbiamo anche le aree sacre, per esempio il Pozzo Sacro di Cucurisariu, in età neolitica abbiamo la testimonianza di area funeraria e di villaggio, nell'età del bronzo abbiamo invece una testimonianza cultuale, un aspetto sacro rivolto appunto alla religione di questi nuragici, quindi la presenza del culto uh, delle acque. Ancora oggi il sinis, dal punto di vista archeologico, per quanto riguarda l'età del bronzo, è poco conosciuto. Vi ho appena accennato il pozzo sacro di Cucuri Sanriu. Ma uno dei luoghi che ci restituisce le testimonianze più antiche della presenza nuragica è proprio il villaggio nuragico di Murrumannu. Villaggio nuragico composto appunto da capanne circolari, era accompagnato da un piccolo nuraghe che purtroppo non si conserva perché poi verrà smantellato successivamente per la presenza di una città in questo stesso luogo. Ma questo villaggio nuragico ci fa comprendere chi ci veniva a trovare, per esempio. Intorno al XIII secolo a.C., siamo intorno al 1200 avanti Cristo. Questo è un frammento di ceramica micenea, ma abbiamo anche recuperato frammenti di ceramica cipriota. Quindi questo ci fa comprendere che dal Vicino Oriente e dal mare Egeo dei popoli si spostavano da questo settore e attraversavano tutto il nostro mar Mediterraneo e venivano a trovarci anche qui, in questo settore occidentale della Sardegna. Eh, questo villaggio nuragico, poi attualmente, eh, archeologicamente parlando, verrà abbandonato e verrà sfruttato poi per altri scopi che tra un po' ci arriviamo. Facciamo solo un piccolo spostamento: non siamo più nella penisola del Sinis, questo è il sito di Saosa che è sempre nel comune di Cabras, ma sta nel Campidano. Il Campidano appunto è la pianura più grande in Sardegna, questo è il Campidano Maggiore, ho chiamato anche Campidano di Oristano. Questo sito fu scavato d'emergenza nella realizzazione della strada che oggi unisce Cabras e Oristano, ma ha dato importantissime testimonianze perché all'interno di questi pozzetti, di questi silos, sono stati trovati elementi vegetali. Quindi un po' riusciamo a ricostruire la dieta di questi nuragici. Questa dieta era composta dai meloni, il famoso melone del Sinis a quanto pare era già nel nostro territorio. La presenza di vinaccioli, quindi c'era la presenza anche della vite. Quindi molto probabilmente del vino, ma anche la presenza de dei legumi. In più, in uno di questi pozzetti sono stati anche rinvenuti un cervo completamente scuoiato: quindi, anche in questo caso, le risorse principali erano anche le la selvaggina, e non dimentichiamoci anche comunque l'allevamento. L'età del bronzo però, tra l'età del bronzo e la prima età del ferro, la scoperta più importante del nostro territorio che è avvenuta 49 anni fa, tra un po' l'anno prossimo faremo 50 anni, nel marzo del 74 una scoperta fortuita, appunto a causa dell'aratro, scalzò alcuni di questi elementi che destarono l'attenzione degli affittuari di questo terreno, che è una proprietà privata, è sotto la confraternita del Rosario di Cabras, quindi mh, sotto la, mh, diciamo, la diocesi di Oristano, che comunque è partner della Fondazione Monteprama, e oggi viene data per le ricerche, quindi gli scavi archeologici che ancora oggi, tuttora, sono in, in corso. Questa necropoli è particolare perché ci passiamo, come ha detto il dottor Murru, dalla presenza delle tombe dei giganti che sono tombe collettive, ma qui abbiamo tombe singole. All'interno di ogni pozzetto c'era una persona, quindi l'identità della persona che stava qui all'interno è conservata fino al, al momento in cui il luogo verrà frequentato. Ma la particolarità, qua vedete alcune immagini di come si doveva presentare la persona al suo interno, i pozzetti sono profondi mediamente tra i 70 e i 90 centimetri, quindi la persona doveva stare in posizione rannicchiata. La particolarità delle tombe che seguono un allineamento che vanno lungo una strada che attraversa il, il Sinis da nord verso il sud, quindi da quel Montiferro e quel sud che oggi è il Golfo di Oristano l'unico porto naturale su questo settore della Sardegna sono prive di corredo al suo interno, tranne una tomba particolare, la detta T25, dove alcuni elementi sono stati rinvenuti al suo interno. Ma queste sepolture erano accompagnate, questi sono tantissimi frammenti che appunto sono stati indagati negli anni 70, dal 74 poi i primi scavi della soprintendenza del 75, poi 77 e 79 dove vennero raccolti gli oltre 5.000 frammenti restaurati al centro di restauro di Lei Punti a Sassari tra il 2007 e il 2011 e nel 2014 nasce il sistema museale tra il Museo archeologico nazionale di Cagliari e il Museo civico di Cabras. Per esporre appunto loro, i giganti di Monteprama. Qui abbiamo il Pugilatore, che è anche la statua più rappresentata, è colui un po' scoperto, perché si presenta con il torso nudo, indossa un gonnellino, uno stretto cinturone in vita, si protegge con uno scudo semicircolare al di sopra del, del capo, ma è anche dotato di un guanto, quindi un, uno di quegli elementi che gli dava la possibilità di attacco, e lo scudo invece eh, di difesa. Altre tipologie di stato abbiamo l'arciere, dall'arciere appunto perché è dotato di arco, abbiamo anche la faretra sulla schiena, quindi il contenitore che appunto conteneva le frecce. Lui invece indossa una corta tunica, ma tutti quegli elementi che proteggono l'arciere, come questa placca addominale, ma anche la goliera, quindi la parte che lo protegge qui davanti appunto alla gola, ma anche la brassard, quella che protegge l'avambraccio in caso appunto che la corda dell'arco non le dovesse far male tutte le volte che scoccava um, una freccia. Ma veniamo alla statua più carina, il guerriero, perché vi dico che è la più carina, perché è quello mh, più abbigliato. Lui indossa una corta tunica, ma ha protezione un altro, diciamo, giubino al di sopra appunto del petto. Eh, indossa un, un gonnellino, ma in questo gonnellino c'è il dettaglio della stola frangiata. Che richiama appunto alle lavorazioni tessili presenti in questo periodo. In più, in questo caso, lui è dotato di scudo circolare, ma doveva essere anche dotato appunto, della spada. Sia l'arciere che il guerriero indossano un elmo crestato cornuto. Ogni elemento statuario che adesso vi ho elencato come il pugilatore, l'arciere e il guerriero ha il suo fratello minore nella bronzistica. Ci troviamo nello stesso periodo. Le statue vengono datate a oggi alla prima età del ferro, quindi circa 3000 anni fa. Siamo tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo. Grazie alla nascita del sistema museale nel 2014 si torna anche a scavare nell'area di Monteprama e salterà fuori questa statua di cui ancora noi non eravamo a conoscenza, colui che chiamiamo appunto il pugilatore del tipo cavaluppo, cavaluppo è una necropoli a eh, vulci dove è stato rinvenuto questo bronzetto, in questo caso il pugilatore non ha lo scudo semicircolare al di sopra del capo ma ha lo scudo a protezione della parte anteriore del corpo e quel braccio dotato di guanta appoggiato allo scudo, sono pochi gli esemplari di questa statua, attualmente ne riconosciamo due abbastanza integre, tra i quali quella che vedete ancora coricata, che è esposta nella sala centrale del Museo di Cabras, a oggi è l'unica statua che ha la testa attaccata al collo. Quindi questi sono dati molto importanti in fase di studio di stat delle statue, ma anche poi eh, per quando verranno eh, restaurate. Il complesso scultoreo è anche, ehm, diciamo, ci sono anche i modelli di nuraghe. I modelli di nuraghe, come potete vedere dall'immagine, è anche l'oggetto più importante per quanto riguarda la comunità nuragica. In questo periodo i nuraghi non vengono più realizzati, alcuni di essi vengono abbandonati. Ma per quei nuragici che vivono in questo periodo il nuraghe è l'elemento identitario della propria civiltà, quindi in questo elemento, in questo oggetto che viene rappresentato non solo in pietra, ma lo avremmo anche in terracotta, in bronzo, eh, è l'oggetto comunque più rappresentato l'identità della loro cultura, religione, noi oggi avremmo detto anche l'aspetto folcloristico, comunque la loro identità è lo status symbol in poche parole. Noi oggi mh, ci sentiamo sardi o facciamo in modo che quell'oggetto che rappresenti noi è la bandiera dei quattro mori, è quell'oggetto che viene riconosciuto da tutti che noi siamo appartenenti alla nostra isola. E in po' è doveva essere anche questo per i nuragici la rappresentazione dei modelli di nuraghe. è il luogo è Monte Prama vi ricordo è un'area funeraria, a oggi è il sito nuragico in cui sono stati rinvenuti nel maggior numero. Anzi, attraverso le ultime ricerche ne sono saltati altri di esemplari di modelli di nuraghe, uno di questi è già stato esposto nella sala centrale appunto, del museo di Cabras. L'importanza di questi modelli ci fanno comprendere come dovevano terminare le torri, Purtroppo nessuno dei nuraghi a oggi che si sono conservati abbiamo la parte superiore, sono crollati per buona parte, dovevano essere molto più alti di come noi oggi li vediamo, almeno quelli che si conservano meglio, ma grazie ai modelli comprendiamo meglio come si presentavano, aveva una sorta di parapetto e la torre era chiusa da una parte conica che faceva appunto filtrare la luce e l'aria e comunque il parapetto poteva essere appunto utilizzato. Ma veniamo alla parte terminale della penisola del Sinis. Prima vi ho accennato del villaggio nuragico di Murrumanno che a un certo punto verrà abbandonato, l'area cerchiata appunto del luogo in cui c'è il villaggio, successivamente verrà sfruttato per altri scopi, da coloro che fonderanno lungo questo, questa area la città di Tarros. La città di Tarros viene fondata... Nel VII secolo a.C., quindi siamo intorno al 600 a.C., dai cartaginesi. Cartaginesi, Cartagine si trova nel Nord Africa, quindi nell'area del nostro Mar Mediterraneo centrale. Eh, purtroppo oggi non abbiamo tante testimonianze del VII secolo a.C., tra i quali l'area del villaggio nuragico che verrà utilizzata per installare il Tofet, che è il santuario, Cittadino per eccellenza, che si contraddistingue dalla presenza di urne, dove all'interno furono poi resi incinerati dei bambini, nati morti in tenera età, ma abbiamo anche la presenza di ben due aree funerarie. Aree funerarie che si viene alla conoscenza soprattutto alla necropoli che sta a lungo il Capo San Marco, quindi la necropoli a sud della città, per la presenza degli ori, alcuni di questi ori. Eh, ancora oggi la collezione più importante è quella esposta al British Museum di Londra, per quanto riguarda la collezione più importante a livello nazionale è quella esposta al Museo Archeologico di Cagliari. Tarros è una città importantissima per quanto riguarda il settore del nostro Mar Mediterraneo, è una città che continuerà, avrà la sua età dell'oro appunto nell'età cartaginese. Diventerà una città romana e assumerà gli aspetti di una città romana che quelli che oggi si vedono visitando il sito, come gli impianti termali, i frammenti dell'acquedotto, la cisterna che appunto serviva ad alimentare le terme, la presenza appunto, qua abbiamo sia le terme, ma la presenza anche delle aree sacre, dei templi. La città è molto fortunata perché ancora oggi riesce a conservare le testimonianze dei templi di età cartaginese che sono, è anche un unicum. Oggi noi sappiamo che quando c'è una continuità di vita gli elementi più antichi vengono rimossi e non riusciamo più a trovarli. Qui a Tarso, invece siamo riusciti anche a trovare questa, questa parte qui, soprattutto in quello che è il Tempio, anche più importante per quanto riguarda la città. Eh, a protezione della città di Tarros, successivamente, ormai quando la Sardegna è sotto il regno spagnolo, verranno costruite queste torri costiere. La Sardegna ne ospita circa un centinaio lungo le sue coste. Questa è la Torre di San Giovanni, che fu realizzata alla fine del 1500, è visitabile. Salendo al di sopra della terrazza siamo circa 50 metri sopra il livello del mare, anche uno dei punti più alti della penisola del Sinisi, quindi in bellissime giornate si ha la possibilità di vedere tutto il Golfo di Oristano ma anche la parte occidentale fino all'isola uh, di Maldiventre. Eh, il nostro territorio ospita anche le testimonianze successive, Tarros avrà appunto anche la presenza vandalica come tutto la, con la Sardegna e successivamente si ritornerà a fa far parte di un impero romano che è quello d'Oriente, quindi siamo in età bizantina, le testimonianze più antiche per quanto riguarda la chiesa di San Giovanni sono quelle del VI secolo d.C., ma noi oggi la vediamo nel momento in cui sarà ampliata in età medievale o età giudicale, se la vogliamo chiamare così, tra il IX e l'XI secolo. Secolo. Questa chiesa è visitabile, è completamente realizzata in arenaria e questo ci fa comprendere che nel momento in cui una parte della città o delle mura non vengono più utilizzate vengono smantellate per costruire degli edifici nuovi come in questo caso uh, la chiesa di San Giovanni. La penisola del Sinis ospita anche un altro elemento particolare che è l'ipogeo di San Salvatore. San Salvatore eh, viene ricordato soprattutto anche attraverso le guide per i film western che furono girati tra gli anni fine 50 e i primi anni 60, ma l'importanza archeologica e storica di questo luogo è legata alla corsa degli scalzi, quindi alla festa di San Salvatore di Sinis che è il patrono appunto del Sinis, ma a livello invece archeologico per la presenza al di sotto della chiesetta dell'ipogeo che è un unicum, siamo le prime fasi, quelle del IV secolo, quindi siamo in età romana, nel IV secolo d.C., noi sappiamo che ci troviamo nel IV secolo perché i disegni che ancora oggi sono nelle pareti attraverso uno studio dell'iconografia, sappiamo che siamo in quel periodo, ma sappiamo anche che continuerà ad essere frequentato fino al periodo spagnolo, Abbiamo decorazioni di alcune delle imbarcazioni come le caravelle, che siamo nel 1500 eh, circa. Questi sono i luoghi invece dove vengono ospitati i materiali eh, del nostro territorio. Il museo appunto di Cabras, dove c'è non solo il complesso scultore di Monteprama ma anche i materiali appunto rinvenuti sia dal sito neolitico di Cucurisarriu, dalla città di Tarros. Ma anche da una nave da carico romana che fu rinvenuta vicino alle sponde dell'isola di Mal Ventre, che è una, molto importante per il carico. Furono recuperati circa un migliaio uh, di lingotti in piombo, ma attraverso lo studio dei lingotti e dei marchi di questi lingotti, sappiamo che questa nave partì dal porto, dall'area di Cartagena in Spagna. Ma dove fosse la sua destinazione finale non lo scopriremo mai perché non l'abbiamo trovato, per esempio, il portolano di bordo dove ci diceva dove avrebbe terminato il viaggio. Ma è naufragata vicino alle nostre coste. Siamo stati fortunati noi archeologi, che abbiamo trovato un contesto intatto, quindi non solo il carico, ma anche i materiali da bo di bordo. Quindi comprendiamo anche come dovessero navigare e riuscivano comunque a prepararsi il cibo e poter mangiare anche al di sopra eh, delle imbarcazioni. Eh, la Fondazione Monteprama non, non, non si occupa solo della valorizzazione dei siti che vi ho appena elencato, ma anche della promozione del nostro territorio e anche della promozione della cultura. Appunto eh, quest'estate c'è stato il secondo festival letterario eh, dell'archeologia. Eh, l'isola dei giganti, il festival internazionale dell'archeologia, il festival letterario, scusate, è la prima edizione dell'Archeofilm Festival. In più, appunto, come la giornata di oggi, le collaborazioni con il Cagliari Calcio e con appunto, anche la Dinamo Sassari, ma oggi la Fondazione Monteprama è riuscita a portare la civiltà nuragica al di fuori dal nostro territorio. Lui è Mannedu la statua, appunto, di cui vi ha accennato il dottor Murru prima, Manneddu, perché è il pugilatore, anche la statua che è più piazzata rispetto agli altri, è più grossa, diciamo così, rispetto appunto agli altri pugilatori, è oggi esposta al Metropolitan Museum of New York. Lui è oggi è l'ambasciatore della civiltà nuragica nel mondo e continuerà ad esserlo, perché finalmente un po' tutte le persone che in questo pianeta oggi vivono avranno la possibilità di conoscere la civiltà nuragica, quella civiltà che ha contraddistinto appunto la nostra isola. Vi ringrazio, grazie a tutti. Il nostro sforzo è quello di parlare di archeologia, di valorizzazione dei beni archeologici e culturali senza perdere niente. Dell'autorevolezza della scienza con un linguaggio però che sia divulgativo, che sia fortemente socializzante, appunto, eh, del tema del quale parliamo. Avete visto dunque, avete sentito e visto eh, dalla eh, conferenza del responsabile scientifico della fondazione e dalla conferenza di una delle nostre archeologhe che è, tra l'altro curatrice degli scavi archeologici di Tarros per conto della Fondazione Monteprama è che è possibile non dico svecchiare perché non voglio offendere chi fin qui ha fatto divulgazione ma è possibile parlare e mostrare eh, linguaggi nuovi, più accessibili senza per questo perdere l'autorevolezza del dato scientifico. Eh, avete nei vostri posti delle shopper che all'interno hanno delle riviste del materiale promozionale che la Fondazione Monteprama ha realizzato in questi due anni, un Archeo Magazine e un'altra serie di Deplian, eh, vedrete che anche lì la bellezza delle immagini, l'accuratezza dei testi, ma il tentativo di scrivere questi testi in una maniera, ripeto, facilmente accessibile a tutti per permettere una divulgazione e una valorizzazione sempre più diffusa. Eh, molto è stato detto, dalle bellissime parole introduttive eh, del direttore Cristian Greco, padrone di casa, dalla parola del Cagliari Calcio e della Fasi. Eh, le nostre conferenze, vorrei lasciare questo spazio finale, come dicevo prima, a chi ha lavorato anche per rendere eh, possibile questo evento e anche chi lavora tutto l'anno per non recidere il cordone ombilicale che la comunità dei sardi a che si trova fuori dalla nostra isola conserva ancora eh, con la Sardegna. Tra l'altro Torino, soprattutto la città di Torino, è una delle città che più di altre porta il segno dell'immigrazione sarda eh, nel secondo dopoguerra e dunque qui più forte è la presenza variegata da tanti luoghi d'origine della Sardegna ma quell'attaccamento che ha fatto sì. Che è appunto il cordone umbilicale eh, di cui dicevo prima non si tagliasse mai e noi vorremmo eh, che ci, sia sempre più, ci siano sempre più occasioni di interazione tra la Sardegna che è rimasta nell'isola e la Sardegna che vive, prospera eh, e sta fuori dalla Sardegna. Dunque, chiamo qua Gianni Marche del circolo di Rivoli e poi vorrei anche avere anche Matilde Cugusi che è dell'associazione Gramsci... ...ma anche impegnata in un Cagliari Club. Prego. Grazie. No, e però il microfono come un <ride> <ride> usavo... Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il coordinatore... ...che ci dà modo intanto di essere ospitati... In, ...per la prima volta, almeno per noi... ...in un luogo istituzionale e rappresentativo non solo della cultura torinese, italiana, si ricordava prima il re, il re, per la prima volta re, perché acquisì la Sardegna, ma chi ha dato l'avvio a queste raccolte, poi le acquistate appunto da Casa Savoia, voglio ricordarlo, fu un piemontese, Tal Brovetti, militare diplomatico, politico, che lavorò moltissimo al soldo prima di Napoleone e poi dei francesi, ma che consentì l'avvio di questa raccolta poi ceduta a Savoia e che grazie comunque anche a loro possiamo goderne oggi con tanto orgoglio. Ed è con tanto orgoglio che vi ringrazio proprio l'occasione che ci viene data a quei sardi che hanno contribuito in modo diverso rispetto al Dorovetti ma con il loro lavoro di dare una mano anche alla crescita di questa città. Io vi ringrazio e un saluto o un saluto a tutti. Grazie. Buongiorno Anthony e buongiorno a tutti io sono Matilde Cugusi, sono in rappresentanza dell'Associazione dei Sardi in Torino Antonio Gramsci associazione che da poco ha compiuto 55 anni e abbiamo anche fatto una grande festa organizzazione e associazione nata per lo più e soprattutto all'iniziativa di Angela Mazzucco Costa parlamentare del Partito Comunista eletta in Sardegna e poi preside della Facoltà di Magistero Prima a Cagliari e poi a Torino, che ha deciso a un certo punto di radunare attorno a sé, in un luogo sia fisico sia non, studenti e operai sardi, dando vita a quella che è la realtà della nostra associazione. Associazione che già dal nome si connota in un, in un modo diciamo particolare, non è un circolo, infatti, non siamo stati nominati prima dalla FASI. Noi siamo un'associazione, siamo un'associazione e questo implica che siamo. Una comunità aperta, siamo una comunità inclusiva e siamo una comunità accogliente e ci piace ribadirlo. Ci piace ribadirlo perché non ci piace essere un circolo, un circolo chiuso o un circolo in qualche modo elitario. Bene, questo, eh, questo spirito, questo spirito della comunità aperta ci ha eh, negli anni, io parlo da seconda generazione, eh, ci ha consentito di eh, essere accolti. E anche essere accoglienti. Essere accolti nella misura in cui siamo parte integrante e siamo molto integrati nel territorio in cui viviamo e rappresentiamo la comunità sarda e ne siamo rappresentati. C'è qui con noi un consigliere comunale del Partito Democratico, l'EDDA, che fa riferimento alla nostra associazione. E, e siamo accoglienti nella misura in cui... Essendo un'associazione di emigrati che hanno fatto i conti con quella che è stata l'esperienza migratoria e che hanno appunto metabolizzato quelli che sono i problemi dei nuovi arrivati in una determinata terra, abbiamo in qualche modo potuto offrire e restituire questa nostra esperienza a quelli che sono i nuovi migranti, ad esempio eh, elaborando eh, e organizzando eh, iniziative appunto di solidarietà. Iniziative come ad esempio eh, per quanto riguarda gli stranieri, corsi di alfabetizzazione oppure iniziative che eh, riguardano e sono volte a tutelare i più deboli eh, e i più vulnerabili, soprattutto eh, in questi ultimi anni di pandemia. E, detto questo, io. Saluto tutti e ringrazio tutti. Sono qui non tanto in veste di membro del direttivo, io sono una semplice socia dell'associazione Gramsci. Ci sono qui in sala membri autorevolissimi del nostro direttivo, per fortuna sempre con noi. Io sono qui soprattutto in veste di fondatrice e... Mi piace dirlo, presidentessa, declinandolo in accordo a quello che è il mio genere, del Cagliari Club di Torino. E quindi, indipendentemente da tutte le fantastiche e molto interessanti conferenze che abbiamo assistito, io oggi sono tesissima perché, appunto, per me, per me è un derby. Per me è un grande derby. Grazie, Va bene. grazie. grazie. Grazie anche a Matilde Cugusi, il eh, ma ringraziamento va a tutti voi. Devo fare su richiesta del nostro ufficio stampa. Scusate, come quando uno deve spostare una macchina, che no? alla fine si chiude con un'informazione di servizio. Se qualcuno avesse realizzato un video sin dall'inizio eh, del, del nostro dibattito, perché la diretta streaming è partita con un po' di ritardo, magari si avvicina a me o a qualcuno dell'organizzazione. E ci mettiamo d'accordo perché ce lo possiate riversare perché il nostro ufficio stampa deve realizzare un, una piccola clip però manca praticamente una parte importante dell'inizio, dunque se qualcuno lo avesse realizzato col suo telefonino eh, ci aiuterebbe a, a risolvere questa cosa. Grazie a tutti, buona giornata e come detto forza a Cagliari!